la Rinaldin fornisce vari sistemi per appendere i quadri. Questo sistema, realizzato dal produttore olandese Artitec, si chiama CombiRail Pro Light e serve per appendere e illuminare i quadri. Per installare il sistema CombiRail Pro Light sono necessari questi elementi. I connettori che servono per fissare il binario al muro. I connettori vanno applicati ogni 30-40 cm. Le viti con relativo tassello che servono per fissare i connettori al muro. Il binario CombiRail, che può essere lungo 2 metri o 3 metri. Il binario da 2 metri include 6 viti con relativi tasselli, 6 connettori e 2 tappi per le estremità. Il binario da 3 metri include 9 viti con relativi tasselli, 9 connettori e 2 tappi per le estremità. Un terminale elettrico per il collegamento in bassa tensione tra il trasformatore e l'asse conduttore che si trova all'interno del binario. Al binario vanno applicati i bracci portalampade e le relative lampade. I bracci portalampade sono disponibili in 3 misure diverse, da 20 cm, 50 e 70 cm. Le lampade possono essere da 4 watt oppure da 7 watt. Ai binari di qualsiasi tipo vanno applicati i fili verticali, sui quali si fissano i ganci che tengono appesi i quadri. Sono disponibili 3 tipi di fili. Filo in perlon trasparente, che ha un diametro di 2 mm e sopporta un peso massimo di 20 kg. Filo rigido in acciaio colorato di bianco, anche questo ha il diametro di 2 mm e sopporta un peso massimo di 20 kg. Filo composto da filamenti metallici attorcigliati, ha il diametro di 1,8 mm e sopporta un peso massimo di 15 kg. Tutti e tre i fili sono dotati di un blocchetto che si chiama twister. Il blocchetto può essere infilato in qualsiasi punto del binario. Dopo l'inserimento va ruotato per restare fissato al binario. Questi sono i ganci che vanno applicati ai fili verticali. Ci sono vari tipi di ganci. Gancio JS32. È un gancio adatto per cornici pesanti fino a 7 kg. È più adatto per il filo in perlon, ma si può applicare anche sugli altri fili. Si regola con la vite posta sul retro. Gancio JS33. È il gancio più piccolo e quindi meno appariscente. È particolarmente adatto al filo in perlon, ma può essere applicato anche agli altri fili. Si regola con la vite laterale e sopporta un peso di 4 kg. Gancio JS39. È un gancio cilindrico che, come i precedenti, è più adatto per il filo in perlon. Sopporta un peso massimo di 5 kg e si regola con la vite laterale. Gancio JS40. È un gancio che viene bloccato automaticamente dal peso del quadro. È adatto sia per il filo in perlon che per il filo in acciaio. Si regola premendo la parte alta del gancio. Sopporta un peso di 15 kg. Gancio JS401. Come il precedente, con in più un meccanismo di chiusura per impedire la fuoriuscita del quadro. Recentemente sono stati aggiunti anche questi due ganci, adatti per i fili di 2 mm in perlon o in acciaio. Sopportano entrambi un peso massimo di 20 kg. Gancio Microgrip 2 mm. Da non confondere con il gancio microgrip 1 mm che invece viene utilizzato nel sistema Contour Rail. Gancio microgrip lock 2 mm, dotato di una fascia che va abbassata per bloccare il quadro. Entrambi i ganci possono essere spostati premendo la parte alta. Il binario CombiRail può sopportare un peso massimo di 20 kg per metro. È necessario un trasformatore per ridurre il voltaggio da 220 V a 12 V. I trasformatori sono di tre tipi, da 60 W,
da 100 W e da 300 W. Il trasformatore deve essere proporzionato alla potenza delle lampade collegate. Per esempio, il trasformatore da 60 W può servire per 15 lampade da 4 W, che danno un totale di 60 W. Oppure può servire per 8 lampade da 7 W, che danno un totale di 56 W. Comunque sarebbe meglio che la potenza del trasformatore sia leggermente superiore al totale dei watt delle lampade. Eventualmente può essere necessario un connettore di continuità per unire due binari perpendicolari tra loro.